Si terrà il 29 maggio una fiaccolata per ricordare le donne eblee uccise perché erano donne. Il corteo partirà da Piazza San Giovanni alle ore 20 per raggiungere, all'inizio di Via Roma, la rotonda Maria Occhipinti. Sentiamo Gianna Miceli del coordinamento donne della provincia di Ragusa. È stato un dibattito molto partecipato, devo dire. Evidentemente c'era questa voglia di parlare, di organizzare, di essere tutti insieme per organizzare questa manifestazione che, ripeto, sarà il 29 di maggio in occasione del trigesimo della morte di Alice. Sarà anche un'occasione per ricordare le altre donne che sono state vittime di femminicidio, Maria Zarba e Pamela Canzonieri. C'è una, almeno sta nascendo, sembra, sono ancora i primi momenti, i primi attimi. Questo movimento di donne, questa rete che sicuramente diventerà una rete che coinvolgerà non solo singole donne, uomini, ma anche istituzioni, e quindi tutti insieme cercheremo di creare qualche cosa che possa a poco cambiare questa cultura maschilista che purtroppo ancora, nonostante tanti anni, tanti decenni, nonostante anche le leggi che in tal senso si stanno portando avanti, possa cambiare questa cultura e avere un rispetto per la donna che appartiene alla civiltà umana.